11 novembre 1918, in un vagone ferroviario nei pressi di Compiègne in Francia, la Germania firmava l'armistizio che ha posto fine alla Prima Guerra Mondiale. Il testo prevedeva la cessazione delle ostilità in terra e in aria entro 6 ore, lo sgombero immediato dei paesi invasi, cioè Belgio, Francia, Lussemburgo e Alsazia-Lorena, il rimpatrio immediato di tutti i prigionieri di guerra da parte delle truppe tedesche. A sottoscrivere l'armistizio per conto della Germania il segretario di Stato Matthias Erzberger, presidente della delegazione deputata alle trattative. Terminava così un conflitto di dimensioni intercontinentali combattuto dal 1914 al 1918. La causa scatenante della guerra è stata l'assassinio avvenuto il 28 giugno 1914 a Sarajevo per mano di un esponente di un'organizzazione patriottica e nazionalista serba dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, erede al trono austro-ungarico. Ma gli storici sono concordi nel ritenere che il conflitto fu innescato dalle pressioni nazionalistiche e dalle tendenze imperialistiche coltivate dalle potenze europee a partire dalla seconda metà del XIX secolo, che coinvolse 28 paesi e vide contrapposte le forze dell'intesa, cioè Francia, Gran Bretagna, Russia, Italia e paesi alleati, e gli stati centrali, Austria-Ungheria, Germania e paesi alleati. Il conflitto assunse una dimensione mondiale anche dal punto di vista dei teatri degli scontri. Si combatté, oltre che in Europa, anche nell'Impero Ottomano, nelle colonie tedesche in Asia e su tutti i mari.